Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del sommario di questa edizione del telegiornale. Incendio al porto di Ancona, ancora qualche focolaio acceso. Il sindaco ordina per giovedì la chiusura di tutte le scuole, dall'università agli asili. Paura anche per il rischio inquinamento. Il processo di appello per la morte della 18enne Pamela Mastropietro. Osegale ribadisce: non ho ucciso io la ragazza, l'ho solo fatta a pezzi per metterla nelle valigie. Visita a Fano del ministro per le infrastrutture e i trasporti De Micheli. Sul tavolo il progetto di completamento della strada dei due mari, le Fano-Grosseto. Il capitano Francesco Rizzo, il nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Fano, 51 anni, originario di Trapani. Rizzo subentra al tenente Luigi Leuzzi, che assumerà il comando della compagnia di Barletta. È stata una delle iniziative di maggior successo del Brodetto Fest, l'escursione in barca alla scoperta della pesca delle vongole e dell'allevamento di cozze a 2 miglia dalla costa fanese. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Dunque apriamo il nostro telegiornale con l'incendio che è divampato la notte scorsa al porto di Ancona. Il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto la chiusura per la giornata di domani, giovedì, di tutte le scuole, dall'università fino agli asili nido. E non solo, ma anche i parchi, i centri diurni semi-residenziali e che ospitano persone fragili. Da accertare invece l'origine del rogo, ma non si esclude nessuna ipotesi. Simona Zonghetti. Prima i boati, poi le fiamme e una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Paura nella notte nella zona del porto di Ancona, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nei capannoni ex Tubimar, uno spazio di 40.000 metri quadrati di proprietà dell'autorità di sistema portuale, dato in concessione a diverse aziende e dove era stoccato vario materiale. Le fiamme hanno distrutto alcuni camion e diverse strutture che potrebbero contenere solventi, vernici e altre sostanze potenzialmente tossiche. Non ci sono né vittime né feriti, ha assicurato subito il sindaco Valeria Mancinelli, che in via precauzionale ha deciso di chiudere sia le scuole sia le università. Sono state sospese tutte le attività all'aperto nei parchi e negli impianti sportivi ed è stato consigliato di tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti non necessari in attesa dei risultati dell'analisi dell'aria e dell'ASUR. Al momento è stato rilevato alle ore 8 un picco di PM1. Anche l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha dato indicazioni di tenere chiuse porte e finestre del Salesi, interessato marginalmente dai fumi come peraltro il centro città. Fondamentale è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco sul posto con autobotti e autoscale. Sono riusciti a contenere l'incendio e ad evitare che si propagasse ad edifici, impianti, aziende e altre attività vicine. E dunque l'unico impianto coinvolto pare sia quello del centro di stoccaggio merci. Dopo aver circoscritto il rogo, i pompieri sono rimasti al lavoro per tutta la giornata per spegnere i focolai all'interno dell'area insieme ai colleghi di Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno per un totale di 50 unità e 30 mezzi. Questa mattina alle 7.30 il prefetto di Ancona ha convocato d'urgenza la prima di una serie di riunioni con i vertici locali delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile regionale e del comune. Nel pomeriggio, poi, dopo una riunione tecnica del COC, il primo cittadino ha deciso di tenere chiusi anche domani i nidi e le scuole di ogni ordine e grado. Le cause del rogo, invece, sono in fase di accertamento e quanto accaduto è finito sul tavolo della procura, informata sin da subito. Il PM Irene Bilotta aprirà un fascicolo per incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella accidentale. Sul posto, la scorsa notte, anche la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani. Decine, in queste ore, i messaggi di vicinanza delle istituzioni, dal presidente del Parlamento europeo ai ministri, dai leader politici, ai sindaci delle Marche e di tutta Italia.
E la nube di fumo presente in gran parte della città di Ancona ha rischiato di far slittare e rinviare il processo d'appello per la morte della 18enne maceretese Pamela Mastropietro. Osigale, l'imputato, ha ribadito: non l'ho uccisa io, l'ho solo fatta a pezzi per metterla nelle due valigie. Voglio pagare per quello che ho fatto, ma non l'ho uccisa. A margine dell'udienza del processo d'appello ad Ancona per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana ammazzata e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, l'avvocato Umberto Gramenzi ha riferito le parole che l'imputato, Innocent Osegale, 32 anni, ripete continuamente piangendo ai propri legali. In primo grado, il pusher nigeriano è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, occultamento e distruzione di cadavere. I giudici avevano riconosciuto la piena responsabilità di Osegale per tutti i reati contestati, definendo la sua azione di freddezza disumana. I familiari di Pamela concordano con questa ricostruzione, sostenendo che Osegale non fece tutto da solo. La difesa ritiene invece che non vi sia certezza che le coltellate sferrate dall'uomo, a suo dire per sezionare il corpo della giovane già morta, fossero state sferrate quando era viva. Il 32enne è stato condotto in tribunale questa mattina, scortato dalla polizia penitenziaria. Presenti in aula anche la madre e la nonna di Pamela, affiancate dallo zio della ragazza e legale di parte civile, l'avvocato Marco Valerio Verni. Oggi i giudici hanno respinto la richiesta della difesa di portare in aula uno dei consulenti per gli aspetti sanitari della vicenda, accertamenti medico-legali e letalità o meno delle coltellate. Per l'accusa, Osegale consumò in casa un rapporto con la ragazza, approfittando del fatto che fosse ancora stordita dall'assunzione di eroina che aveva acquistato tramite lui, e poi la uccise per evitare che la 18enne lo denunciasse e ne fece a pezzi il corpo per disfarsene. L'imputato invece nega l'omicidio, sostenendo che Pamela si sentì male e morì dopo aver assunto droga, e ammette invece di aver sezionato il cadavere per metterlo in due valigie abbandonate poi sul ciglio di una strada fuori Macerata. Il 14 ottobre proseguirà il processo in corte d'assise d'appello. I legali della difesa annunciano che l'imputato renderà dichiarazioni spontanee. A Pesaro c'è stato l'ennesimo blitz della polizia nei parchi cittadini. Agli Orti Giuli il cane Hermes ha fermato una ragazza appena 18enne che aveva con sé nel marsupio 17 dosi di hashish e 125 euro in contanti. Nella casa invece gli agenti le hanno trovato ulteriori grammi di droga, un bilancino di precisione e 300 euro ritenuti proventi dello spaccio. Inoltre, in un'altra zona dello stesso parco, il cane antidroga ha rinvenuto tra il fogliame un pezzo di hashish del peso di 17 grammi. Infine, i poliziotti hanno esteso i controlli al parco Miralfiore e al parco delle Rimembranze, dove hanno identificato numerosi cittadini italiani e stranieri senza però rinvenire altra droga. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, oggi ha fatto visita a Fano, in particolare si è recata nell'azienda Valmex di Lucrezia, dopo aver fatto visita ad Ancona, al luogo dell'incendio. E sul tavolo il progetto di completamento della Fano-Grosseto, la cosiddetta strada dei due mari. La Fano-Grosseto, un cantiere fermo da oltre 30 anni, nonostante le numerose intenzioni espresse dai vari governi di inserire la questione tra le priorità da risolvere. Un progetto iniziato, ma mai terminato, di cui oggi si è parlato con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la quale, dopo essere stata ad Ancona sul luogo dell'incendio, è venuta a Fano ed ha visitato la Valmex, azienda di Lucrezia, per poi presentare, assieme al candidato governatore per le Marche alle imminenti elezioni regionali, Maurizio Mangialardi, il disegno di completamento della Fano-Grosseto. Si è confrontata inoltre con i presenti rispetto ai nodi da sciogliere e alle criticità della nostra regione, come ad esempio il potenziamento delle ferrovie sul versante adriatico ed un'eventuale alternativa alla Statale 16 per collegare le città Fano e Pesaro. Nelle Marche oggi, per un imponente piano infrastrutturale che il Ministero ha finanziato e sta finanziando, il nostro candidato Mangialardi, il nostro candidato presidente, ha fatto un punto
molto approfondito con me negli ultimi giorni e ha richiesto una grande attenzione per le Marche, che noi contiamo, alla quale noi contiamo di dare una risposta importante. Io sono qui anche per confermarvi che commissarieremo la Fano Grosseto, che abbiamo incaricato RFI di progettare l'arretramento della linea ferroviaria adriatica, così come per il nord e per il sud delle Marche ci sono altre importanti novità infrastrutturali. Un lavoro molto approfondito che riguarda le aree centrali della vostra regione, che conosco molto bene come sapete, e al quale il Ministero e il Governo vuole dare una risposta positiva. Quindi ringrazio Mangialardi anche per la profondità con il quale abbiamo affrontato un ridisegno infrastrutturale complessivo delle Marche. Ovviamente oggi vi ho anche confermato che abbiamo previsto di inserire nel piano degli investimenti di Autostrade per l'Italia anche il completamento della terza corsia sulla A14. Signori. Il servizio era di Letizia Marchioni. Crescono ancora i casi positivi al coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 38 contagiati, 12 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in quelli di Macerata, 7 nell'Anconetano, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 nel Fermano e 3 fuori regione. I casi comprendono diversi rientri dall'Ucraina, USA e Sardegna. Contatti stretti di persone contagiate e contatti in ambito assistenziale e residenziale. Il capitano Francesco Rizzo è il nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Fano. 51 anni, originario di Trapani, Rizzo subentra al tenente Luigi Leuzzi, che assumerà il comando della compagnia di Barletta. Presente all'insediamento, che si è svolto in forma ristretta, anche il comandante provinciale di Pesaro, Tommaso Commissione, che ha ringraziato Leuzzi per l'impegno profuso nei 5 anni di comando delle Fiamme Gialle di Fano, nel corso dei quali sono state condotte importanti attività investigative. Tra queste, l'operazione Grandi Magazzini, che ha permesso di disarticolare una maxi frode fiscale nel settore del commercio di abiti griffati e pirati, inerenti alla distribuzione illegale sul web dei film proiettati in prima visione nelle sale cinematografiche. E adesso cambiamo argomento, si chiama Liberiamo il mare dalla plastica ed è il progetto presentato a Pesaro dalla lista Rinasci Marche, Mangialardi presidente. I candidati al Consiglio regionale hanno illustrato le proposte per diminuire i rifiuti in mare anche con l'utilizzo di nuove tecnologie. Lavoriamo per questo, lo facciamo perché ci crediamo. Abbiamo la volontà e le tecnologie per arginare il problema, non agire subito sarebbe una follia. È il grido d'allarme, quello lanciato dal candidato al Consiglio regionale Gianluca Carrabs, che domenica, insieme ai candidati della lista Rinasci Marche, Mangialardi presidente, formata da Verdi, Civici e Più Europa, ha presentato il progetto Liberiamo il mare dalla plastica. L'iniziativa si è svolta a Fiorenzuola di Focara, nel cuore del Parco Naturale San Bartolo. La plastica è entrata nella nostra catena alimentare. Voglio ricordare a chi ci ascolta che noi ingeriamo 5 grammi di plastica alla settimana, quindi dobbiamo invertire questa tendenza e lo dobbiamo fare con delle buone pratiche. Siamo qui a presentare un progetto pilota perché vorremmo che il parco potesse realizzare un marchio di qualità per censire questi allevamenti di mitili che sono qui al largo di Fiorenzuola di Focara, per utilizzare loro delle calze di plastica biodegradabili e non quelle di plastica come abbiamo visto sul tavolo oggi, che sono quelle che poi si riversano sulle spiagge e che troviamo in mare. Le Marche sono plastic free, ha continuato Carrabs. Sono state la prima regione in Italia ad aver recepito la direttiva europea per il divieto delle plastiche monouso. Adesso dobbiamo passare ad un'azione concreta, ad esempio dotando i porti di Fano e Pesaro con delle piattaforme per la raccolta di rifiuti a servizio della marineria. Inoltre, ha concluso il candidato, è necessario eliminare la plastica dagli allevamenti di mitili utilizzando le calze biodegradabili. Io come candidato di Ancona, Gianluca Carrabs come candidato di Pesaro Urbino, siamo andati sulle nostre spiagge marchigiane a raccogliere chili e chili, centinaia di chili in pochi metri quadrati di plastiche e microplastiche. Il turismo ovviamente risente positivamente di un ambiente curato e tutelato, lo vediamo qui nel Parco del San Bartolo oggi.
In secondo luogo, noi tutte quelle plastiche ce le mangiamo, finiscono nella nostra pancia. Dicevamo poco fa come ci mangiamo l'equivalente di una carta di credito a settimana, senza aggiungere poi chili di pesticidi che ingeriamo. Perché? Perché ovviamente quelle plastiche finiscono in mare, vengono mangiate dai pesci. Alcune, le nanoplastiche, vengono assorbite dalle radici delle piante, nelle verdure, nel pesce e in tutto il resto che compriamo nelle nostre botteghe, nei nostri negozi, nei mercati e nei supermercati. Con piccole attenzioni quotidiane, nell'arco di un anno il nostro ambiente potrà essere migliorato tantissimo. Presenti in conferenza anche Massimiliano Bianchini, coordinatore regionale dei Civici per Rinasci Marche, e Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi. Con la lista Rinasci Marche, dove c'è una forte presenza dei Verdi, lanciamo questo progetto, questa proposta al Parlamento per salvare il mare dalla plastica e salvare conseguentemente la salute e la catena alimentare di tutti noi. E dalla pagina politica passiamo a quella degli eventi per parlarvi di Brodetto Fest, che ha chiuso con un bilancio super positivo. Filippo Pucci. Si è conclusa in positivo la 18ª edizione del Brodetto Fest, l'evento che mette in risalto il piatto simbolo del mare Adriatico, il brodetto appunto. Scelta azzeccata quella del 2020 sia per la gestione degli spazi del Lido sia per il format che ha reso protagonisti i 30 punti di ristorazione della città, dal centro fino al mare. Diverse le modifiche all'evento dovute alle restrizioni da coronavirus, che non ha fermato però la grande partecipazione di pubblico per i tanti appuntamenti organizzati, come i cooking show con i grandi chef del momento, le degustazioni al Palabrodetto, i talk show e della riuscitissima uscita in barca alla scoperta delle raccolte delle vongole in mare. Numerosi i turisti arrivati a Fano dalle località vicine e anche dalle varie regioni d'Italia per gustare uno dei piatti più rinomati fanesi. Grande soddisfazione da parte dell'organizzazione e del presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino, Pier Stefano Fiorelli. Mettere in piedi un festival in queste condizioni non era assolutamente semplice, soprattutto con queste regole e con le difficoltà di avere già organizzato il festival per il weekend del 1° maggio. Perciò ci ritroviamo, anziché aprire la stagione estiva fanese, ci ritroviamo a chiuderla. Però malgrado tutto c'è stato uno sforzo incredibile, non solo di Confesercenti, ma di tante persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo evento in maniera incredibile per poco più di un mese. Perciò in poco più di un mese siamo riusciti a portare, comunque a realizzare qualcosa che comunque al 18esimo anno bisognava fare. Noi dobbiamo rappresentare la città, la voglia di ripartire, la voglia di rimettere in piedi tutto quello che è il comparto del turismo, il comparto mettendo insieme tutte quelle forze che oggi rappresentano la città di Fano. Tra chi ha voluto fortemente la manifestazione è anche l'amministrazione comunale, che ricorda come questo evento caratterizza fortemente la città e anche per appoggiare il comparto dell'ospitalità e della ristorazione, che in questi lunghi mesi hanno subito una forte crisi. Sappiamo tutti cosa abbiamo attraversato, qual era il momento, tante edizioni in giro per l'Italia, vari eventi sono stati rinviati, noi gliel'abbiamo ripensata, rimodulata e siamo riusciti a organizzare anche la 18ª edizione. Era quella della maggiore età, non si poteva non celebrarlo. Per chi ancora non ha avuto modo di gustarsi un buon brodetto, l'organizzazione ha programmato dal 19 settembre fino al 18 ottobre Fuori Brodetto, l'iniziativa collaterale del festival che coinvolge i ristoranti della provincia nella promozione del brodetto al prezzo convenzionato di 20 euro. E una delle iniziative che ha riscosso maggior successo all'interno del Brodetto Fest è l'uscita in barca, l'escursione alla scoperta della pesca delle vongole e dell'allevamento di cozze a circa 2 miglia dalla costa. Vediamo.
ha subito registrato il tutto esaurito, l'iniziativa organizzata nell'ambito del Brodetto Fest alla scoperta degli allevamenti di cozze e della pesca delle vongole. Due gruppi di 80 persone, partiti alle 9 e alle 11, si sono ritrovati nella banchina del porto per l'escursione a bordo della Queen Elizabeth, ribattezzata per l'occasione Brodetto Boat. Guida d'eccezione il professor Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di biologia marina che al mare ha dedicato tutta la vita. Prima tappa al vivaio di Mitili, a 2 miglia dalla costa fanese, circa 3,5 km. La boa gialla indica l'inizio dell'allevamento, che si estende per 1 km² ed è composto da galleggianti e corde orizzontali posizionate a 3-5 metri di profondità per permettere il passaggio delle piccole imbarcazioni. Sulle corde, poi, ogni 60 cm sono posizionate delle calze di plastica che contengono le cozze di 3 cm di dimensione. Una volta raggiunti 4-5 cm dopo alcuni mesi, si procede al cosiddetto reincalzamento, cioè vengono separate dalle calze, divise per misure e inserite in un nuovo contenitore fino al raggiungimento della taglia ottimale. Alcune curiosità: crescono 1 cm ogni mese e mezzo, la carne che contengono è circa il 20% del peso totale e ogni mitilo filtra dai 2 ai 7 litri d'acqua all'ora, purificandola e trattenendo tutto ciò che gli consente di cibarsi e vivere. In Italia se ne producono 70.000 tonnellate all'anno dal Friuli alla Puglia. Ci sono diverse iniziative in corso per cercare di portare ad aumentare questa produzione, che è una produzione che, diciamo, non richiede di dargli da mangiare, non richiede di fare la riproduzione artificiale, quindi è soltanto una, diciamo, coltivazione di quelli che sono. Si prendono piccoli, si devono portare alla taglia adulta, si raccolgono in natura, vivono mangiando quello che gli dà il mare, quindi non c'è un'alimentazione artificiale. Non c'è nessun tipo di trattamento di qualunque tipo, perché sono solo nell'acqua e basta, e li filtrano, e quindi c'è una serie di risultati positivi, per cui è una delle attività da incentivare. Al momento l'Italia ne consuma di più rispetto a quelle che produce, importandole dalla Spagna. Infatti la nostra produzione stagionale e va da maggio a ottobre. Ora si sta pensando di allevarne di più per poi sgusciarle e congelare la polpa. È in fase di sperimentazione anche la sostituzione delle calze in cui vengono inserite con materiali biodegradabili. Il tour della Brodetto Boat è proseguito alla scoperta della pesca delle vongole. Cerchiamo un poco di illustrare quelle che sono le problematiche della pesca delle vongole, che per la zona del compartimento di Pesaro, si tratta di 65 imbarcazioni, quindi, che fanno questo lavoro. C'è una produzione elevata, conto ogni giorno ogni barca può prendere 4 quintali di vongole, e questi 4 quintali di vongole non è che ci vuole molto tempo, in meno di un'ora le raccoglie e le può portare a terra. Quindi a un certo momento il problema è un problema di mercato che non c'è, quindi c'è tutta una serie di problematiche di esportazione. Sono dei problemi che incontra il settore, ma però oggi come oggi non c'è il problema della risorsa. La risorsa c'è, è una risorsa che cresce per conto suo, viene soltanto indirizzata la cattura nel modo migliore per poter raccoglierne di più. Ed ecco come funziona: la draga viene calata sul fondo e trascinata per alcuni minuti, il ferro raccoglie tutto ciò che si trova sui primi 2 cm del sedimento di sabbia e può riuscire a intrappolare fino a 7 quintali di vongole. Una volta tirato su, i mitili vengono scaricati nella vasca, partono il getto d'acqua e a seguire il vibrovaglio, che permette la separazione delle vongole. Le più piccole vengono rigettate in acqua. Al momento la taglia minima è di 22 mm. Ultimamente hanno fatto la semina in alcune zone, seminando, aumentando la densità di vongole grosse, in modo che quando uno vada poi a raccogliere, raccolga il prodotto già maturo, pronto per la raccolta, senza avere un impatto sulle vongole più piccole, perché quelle più piccole, e così facendo la semina a rotazione o come gestione di un campo, di cui uno le semina piccole, poi le semina il campo vicino, in modo che in ogni periodo ci abbia da raccogliere le vongole grosse alla maturazione, perché quelle grandi hanno anche un valore economico migliore. Al termine del giro in barca, durato 2 ore, i pescatori hanno regalato un sacchetto di vongole a ogni partecipante. E dal mare alla spiaggia, rimaniamo in zona per farvi vedere queste due meduse giganti che sono state riprese oggi da due nostri reporter di strada. Andiamo subito a vedere le immagini. La prima si riferisce ad una medusa spiaggiata a Fosso Seiore tra Fano e Pesaro, l'altro invece è un video sempre di una medusa piuttosto grande che è stata ripresa in una spiaggia di Fano. Se avete anche voi segnalazioni, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono 338 4968 250.
E con queste due segnalazioni chiudiamo qui il nostro telegiornale. Subito dopo di noi c'è la pubblicità, poi le previsioni del tempo e il primo di tre approfondimenti con i candidati alla presidenza della Regione Marche. Questa sera sarà la volta di Gianmario Mercorelli per il Movimento 5 Stelle. È un appuntamento, una trasmissione che è in collaborazione con CNA e CRAI. Poi, subito dopo, ci sarà un altro approfondimento elettorale con il candidato a consigliere regionale Tiziano Busca. E con questo è davvero tutto. Grazie per averci seguito. L'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.